Salve a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata dedicata a FX Calcio, non il Pescara Calcio, Pescara Delfino. Iniziamo subito Pescara Perugia, partita molto molto difficile perché comunque qui si gioca punti importanti per la salvezza. Viviani, palla che viene ricevuta in ottima posizione col calcio di punizione, se ne occupa direttamente Viviani, punizione battuta ottimamente ma pallone spazzato via. Si allarga ancora per Rossi, Rossi mette in ottima posizione, Rossi si prepara e poi prova il tiro, ma la difesa è disimpegnata. Vai al passaggio, ma Giureschi ricupera ancora Caprari, Caprari in ottima posizione, Caprari per Anderson, fa una rovesciata impossibile di Anderson e il pallone prende una grandissima e bellissima, un bellissimo giro, la parata del portiere Cipro. Palla contro per Anderson, Caprari, 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 sono in ottima posizione, prova il tiro! Ancora Gianluca Caprari che la mette in rete con una rete straordinaria, un dribbling perfetto al centrale difensivo con una botta sotto il punto. Punizione per il Perugia, una linea, mette in mezzo per Alagia, colpo di testa fuori, divorato completamente il gol del Perugia con il colpo di testa di Alagia. Sansovini con un pallone straordinario, va ancora per Zuleschi, Zuleschi chiede per Vukosic, ma il pallone è troppo lungo di messa laterale. Ultimi due minuti, poi il tempo di recupero del primo tempo, punizione battuta completamente un po' a casaccio, finisce qui il primo tempo, Pescara 1 Perugia 0, si prosegue immediatamente in questo momento. Alagia, attacco pericoloso del Perugia con Alagia, volta da ottima posizione, Pellizzoni ci mette la mano. Esce tra gli applausi Viviani, entra il nostro giocatore di massima esperienza 34enne Guana, anche adesso facciamo entrare anche Mascara a posto di Bianna, sì. Proseguiamo con la seconda partita. Azione del Perugia con Sant'Enamo, ottima posizione, prova a smarcarsi, viene fermato brutalmente dal difensore del Pescara, poi punizione ancora di Sant'Enamo, in ottima posizione, prova al tiro, parata di Pellizzoni che salva tutto. Rossi parte in velocità, fa tutto da solo il giocatore del Pescara, il terzino, ancora palla per Mascara, ancora Rossi sulla fascia, fermato da Valeiro, e poi subito un cambio ragazzi, facciamo subito un cambio in diretta video. Allora Rizzo al posto di, no, Rizzo no, entrerà Magnero al posto di Sansovini, che lo vedo molto molto stanco, quindi ecco qui Alagia, fa tutto quello che vuole, parte in velocità, non c'è nessuno che lo ricopre, ricopre la sua posizione, viene fermata De Casi, sono interventi incredibili, poi prova il tiro di prima, Pellizzoni credo non ci possa arrivare a questo punto, e invece no, incredibile, un volo da gatto, da felino, salva tutto. Poi mettiamo subito il disimpegno. Kosic bravissimo in chiusura. Oh, mamma mia, Audieri, però il tiro, mamma mia Pellizzoni ancora una volta. Mamma mia che portiere ragazzi, sta salvando l'impossibile. Sant'Enamo, ottima posizione, prova il cross, lo trova, ma Pellizzoni ci mette la mano e salva ancora. Ultimi minuti ragazzi prima della fine della partita, c'è anche Lunetta, la mia cagnolina qui presente, dando partenza con Mascara, grande azione, Mascara ci prova con un tiro impressionante a lunga distanza del portiere, e siamo quasi al termine della partita, poi la classifica generale, vediamo un po', ultima azione, finisce qui, andiamo a vedere i risultati e classifica. Eccoci qua ragazzi, classifica e immediatamente la classifica e i risultati, allora, primi risultati, Bari 0, Entella 1, Cittadella 1, Lanciano 1, uno andandomi pizzica, Ternana 4, Crotone 0. Tanto è classifica ragazzi, eccoci qua, Bari 0, Entella 1, Cittadella 1, Lanciano 1, Ternana 4, Crotone 0, Crotone 0, Avellino 0, Trapani 0, Latina 0, Brescia 0, Bologna 3, Carpi 0, Frosinone 1, Livorno 0, Varese 2,
Spezia 1, Pescara 1, Perugia 0, Siena 3, Vercelli 0, Catania 0, Modena 1, quindi per noi si allarga ulteriormente la classifica ed è tutto positivo. Scusate un po' il fiatone, stavo con Lunetta da Puzzolona, la nostra cara mascotte. Vediamo un po' la classifica. E per quanto riguarda le posizioni per non retrocedere, Bari, Ternana, Lanciano sono a rischio, mentre Cittadella, Avellino sono playout, il resto tutto fino a Crotone ancora dovranno lottarsela, forse fino a Frosinone. Posizioni per la Serie A, Pescara e Catania per adesso sono in A, mentre playoff per Modena, Siena, Trapani e Bologna. Marcatori Cassone, Eifeler, Callegari, Misiane e Timme, portieri Gillet, Arona, Astisana, Pierconti e Cameco. Ma questi qua devo cercare di capire chi sono questi giocatori e cambiare i nomi, perché come sapete qui i nomi sono tutti sballati, quindi prima o poi devo capire effettivamente chi siano queste persone. Comunque ragazzi, buon divertimento a tutti con la nuova puntata FX Calcio, iscrivetevi, commentate, condividete. Tutto il parco social e tutto il resto in descrizione, mi raccomando, e l'outro consigli sui canali da iscrivervi. Quindi buon divertimento a tutti e che il Pescara Calcio sia con voi e che soprattutto proviamo a salire in Serie A.